E stasera è la serata nella quale finalmente si parla delle Creative Commons che noi abbiamo sempre usato fin dalle prime puntate, nelle quali noi abbiamo sempre creduto, ecco. Io ricordo i primi incontri con Simona Liprandi che parlava di questa opportunità, era ancora in nascere, in fieri, doveva ancora essere normata la parte delle Creative Commons italiane e ora è una realtà, ecco. Ora si può parlare di Creative Commons nella musica, nell'arte, in tutto quello che riguarda la creatività di chi fa qualcosa e produce qualcosa, ecco. Quindi questo di stasera è un bel viaggio, un viaggio interessante, parte che va dal copyright alle Creative Commons al copyleft e stasera il nostro ospite sarà Simone Aliprandi. Bene, buonasera. Ha già detto tutto Flavio, è il maggiore esperto di Creative Commons in Italia. Si parlerà con lui di copyright, copyleft, diritto d'autore delle opere d'arte. Si parlerà di pratica della cultura, non solo di teoria della cultura. È con noi Simone Aliprandi. Oh, buonasera a tutti, buonasera. Allora di Amadeus, in effetti. Allora, di Amadeus, perché Buonasera. ci giochiamo su, no? Sì, pensa che quando mi avete contattato, io pensavo che ci fosse un collegamento con Mozart, no? Ho detto, invece no, è Amadeus quello che va in televisione. E dopo mi hai spiegato il senso, Sì. effettivamente, perché facciamo concorrenza alla TV mainstream di Ah, Amadeus. sì. Proviamo. E questo è fare concorrenza con un argomento che in mainstream, in fascia mainstream alle ore 20:40 non va, Normalmente no. normalmente no, ma magari su Rai 3 il lunedì alle 21:20 potrebbe anche andare, però a report magari, forse. Boh. Sì, Senti, qualche collega ogni tanto compare in report quando parlano di questioni legate al digitale, più che altro la privacy. Privacy e sicurezza informatica sono diventati temi molto in voga negli ultimi anni. Copyright rimane sempre un po' in secondo piano. Quest'anno c'è la famosa, anzi quest'anno, questo mese, perché è questione di settimane, verrà, diciamo, approvato il decreto di recepimento della nuova direttiva copyright, che in effetti cambia un po' le cose. Quindi magari qualcuno ne parlerà. Vedremo. Intanto ne parliamo noi. Sì, parliamone. In che cosa consiste esattamente la tua attività? Allora, io nasco come ibrido tra, diciamo, il mondo accademico e la libera professione, quindi sono un avvocato, classica laurea in giurisprudenza, poi ho fatto il praticantato, ho preso il mio titolo, ma nel frattempo ho comunque coltivato anche la passione sia per l'attività accademica di insegnamento classica, ma anche per l'attività di divulgazione. Ho scritto, prima citava. Flavio citava una delle prime monografie sul tema del copyleft, delle licenze open applicate al mondo dei contenuti, era proprio la mia tesi di laurea, risale al 2004-2005, quindi anni in cui queste cose si trattavano davvero, davvero molto poco. E quindi niente, ho questa ancora oggi, che insomma ormai sono passati 17-18 anni dalla laurea, ho queste due anime, cioè cerco di portare avanti sia la libera professione come consulente, faccio l'avvocato, principalmente consulenza meno contenzioso, quindi consulenza per, non so, case editrici, case di produzione, ma anche molti autori,
che, o biblioteche, ecco, tanti casi sono anche biblioteche, enti che hanno problemi nel gestire, non so, banche dati, gestire grandi masse di contenuti, la digitalizzazione dei contenuti, delle opere d'arte, come citavi tu prima. Oppure attività, diciamo, appunto accademica, come ho un corso a Firenze, all'ISIA di Firenze come docente a contratto, e poi ho interventi in master, corsi di specializzazione, corsi di formazione qua e là per l'Italia, che ormai da un anno a questa parte faccio tutti, diciamo, dietro, in DAD, come dietro io schermo, sì. Faccio l'insegnante, ti dico in DAD. In DAD. Ed è la parte che mi manca di più, se posso dire, nel senso che l'attività di consulenza non è cambiata molto, perché già prima la facevo a distanza, erano pochi, non sono il classico avvocato che ha lo studio con la scrivania in mogano, la sedia in pelle umana, queste cose qua, in cui viene il cliente, gli racconta i suoi problemi. È più facile che sia io che vada dal cliente, a volte nemmeno, si fa consulenza direttamente da remoto, mentre l'attività di formazione e di insegnamento, quella manca molto, perché non hai il contatto con gli esseri umani, con le facce della persona che ti guarda. Vabbè. Vedremo, speriamo di tornarci. Senti, che cos'è il diritto d'autore? Allora, il diritto d'autore è quell'insieme di norme, di regole che l'ordinamento giuridico prevede a tutela dell'attività creativa, dell'attività autorale, no? Quindi il diritto d'autore è quello che abbiamo noi, quindi quello figlio del modello francese, nasce appunto alla fine del 1700, dopo la rivoluzione francese, con le prime leggi repubblicane, tra cui ce n'erano anche alcune che tutelavano l'attività creativa, no? Quindi figlio un po' dell'illuminismo, che ha messo al centro la persona, l'intellettuale, e anche la persona che di lavoro crea opere, fa opere. Poi nella dizione più anglosassone, angloamericana, parliamo di copyright. Come se fossero la stessa cosa, in realtà non sono proprio la stessa cosa. Stavo per chiederti esattamente no, questo. Perché a parte che appunto basta analizzare la parola, copyright non è il diritto d'autore, è il diritto di fare copia, che, come puoi capire, ben diverso. E poi anche la sua radice storica. Prima ti ho parlato della Rivoluzione Francese per quanto riguarda il nostro diritto d'autore, quello dell'Europa continentale. Invece il mondo anglosassone, poi quindi tutto anche il mondo americano, nordamericano, Australia, via dicendo, tutto il Commonwealth, si è portato dietro invece l'altro modello, che è quello del copyright, che viene invece dall'atto della Regina Anna d'Inghilterra del 1710, Sì, sì. Che era un atto proprio per disciplinare l'attività di produzione di contenuti per l'apprendimento. Cioè, se si va a leggere, si parla di un atto per incentivare la produzione di opere all'epoca editoriali principalmente, perché era nato un conflitto tra gli stampatori e gli autori, cioè coloro che avevano gli strumenti, le macchine per poter riprodurre in copia le opere letterarie, e invece coloro che le opere letterarie le scrivevano, le creavano, che erano svantaggiati, perché ovviamente chi aveva le macchine e i mezzi economici per poter stampare tante copie e distribuirle e venderle, aveva il coltello dalla parte del manico. Allora la Regina Anna d'Inghilterra ha approvato il primo Copyright Act per mettere pace in questo conflitto sociale e stabilire che in realtà è l'autore il primo diciamo fulcro, il primo punto da cui nasce il diritto, la fonte del diritto, e poi questo diritto lo trasferisce eventualmente all'editore, al publisher. E niente, quindi questo per rispondere alla tua domanda. Adesso, al giorno d'oggi, poi parliamo di questi due modelli come se fossero quasi la stessa cosa, anche no. Perché poi in termini giornalistici si semplifica, si dice copyright per dire diritto d'autore, e viceversa, lo faccio anch'io quando faccio attività di divulgazione, non mi metto a fare sempre la precisazione di un quarto d'ora. E poi c'è anche da dire che la globalizzazione ha portato una sovrapposizione di questi due modelli, cioè adesso anche i modelli contrattuali, che sono quasi sempre, soprattutto nel mondo del diritto commerciale, del diritto societario, del diritto della proprietà intellettuale, sono in inglese, sono ispirati a un modello anglo-americano, e quindi alla fine parlano di copyright, e ce lo stiamo portando in casa anche noi, che in realtà dovremmo parlare di diritto d'autore. Però è un po' la solita storia dell'anglicizzare la lingua italiana. Esatto, c'è un discorso sia linguistico, ma appunto, ma anche proprio di modello giuridico che stiamo imparando. No? È sempre la solita storia della differenza fra il diritto romano, perché poi di quello si tratta,
o di derivazione di diritto romano, quello continentale, e del diritto, di tipo del common law anglosassone. Esatto, common law, esatto. Senti, hai parlato di common, di copyright, e il copyleft cos'è? Ma allora, copyleft nasce da, più che altro da un gioco di parole, non ha un riconoscimento, nel senso, copyright è una parola che trovi diciamo, nelle norme, negli atti giuridici, nelle sentenze delle istituzioni inglesi e americane. Di copyleft si parla più che altro nella goliardia degli hacker, potremmo dire. È nato come un gioco di parole degli informatici, cosiddetti hacker, nel senso buono del termine, hacker anche lì, un'altra parola che è stata spesso storpiata e portata fuori dal suo contesto. Gli hacker, cioè gli smanettoni, quelli che hanno piacere a mettere le mani sul codice sorgente del software per vedere bene che cosa fa questo, potremmo dire. Quelli negli anni 80 si sono inventati questa parola un po' per fare il verso al copyright. Sì, ma perché negli anni 80 il software, quindi i programmi per computer, è finito sotto copyright, cioè fino ai primi anni 80 non c'era una normativa che disciplinava il diritto d'autore o copyright sul software. Il governo americano, il legislatore americano nei primi anni 80 è stato, diciamo, il primo a fare quel passo, a dire che software era una nuova forma di opera dell'ingegno, opera creativa tutelata da copyright, e quindi quello che un'opera particolare come il software, che fino a quel momento era sempre stata libera, senza tutela, e data, diciamo, a corredo dell'hardware che uno si comprava, quindi in grandi macchinoni, i computer dell'epoca, che sono ben diversi da quelli che abbiamo in mano oggi, invece appunto è diventata una nuova forma di creatività tutelata dall'ordinamento giuridico. Allora gli hacker, che fino a quel momento erano stati abituati a invece avere massima libertà nella modifica, nell'apertura e ridistribuzione del software, non ci stavano e cercavano di fare un po' il verso a questa cosa, questa deriva protezionistica, e hanno cominciato a parlare di copyleft, un po' appunto per reagire a questa deriva. E si sono inventate appunto questo modello di distribuzione del software che era copyleft, cioè un diritto, permesso di fare copie, invece che un diritto di riservarsi le copie. Quindi copyleft potremmo tradurlo con permesso di copia o permesso d'autore, a seconda di che parte del mondo, in quale parte del mondo viviamo, cioè un sistema di licenze con cui l'autore libera l'opera, un'opera che è stata automaticamente portata sotto diritto d'autore dal legislatore. Abbiamo una chiamata in studio. Quindi attraverso un sistema di licenze chiamate appunto licenze copyleft o licenze open source, si è riliberato il software che era finito sotto tutela di copyright da un momento all'altro. Quello è un po', diciamo, l'inizio del questa parola copyleft, che ha anche il suo simbolino, la C di copyright rovesciata, che appunto significa copyleft, nel senso di rovesciamento del modello di copyright, cioè non uso più il diritto d'autore per proteggere, per chiudere un'opera, ma uso il diritto d'autore per liberarla. Ed è una cosa che, insomma, sembra un uovo di Colombo, ma è super innovativa. Bene. Senti, parliamo di cose pratiche. Come mai, a proposito di copyright, non copyright, quando mando un video musicale qui sopra, un video di YouTube, ricevo quasi sempre un reclamo? Purtroppo, allora, copyright is all around you, potremmo dire, cioè, tutto è sotto copyright, perché questo meccanismo che vi ho spiegato prima molto brevemente, come dire, è un by default, cioè tutto ricade sotto copyright, anche se l'autore magari non ne ha intenzione, non è interessato. Quindi tutte le opere che vengono create e che hanno quel minimo di requisiti per essere considerate creative, per la legge sono da trattare come se fossero sotto copyright. E quindi
Tendenzialmente io dovrei sempre chiedere il permesso al titolare dei diritti prima di poter utilizzare un'opera, anche se ne faccio un uso che è fair, come direbbero gli americani, un uso non dannoso, non commerciale, minimo, perché magari prendo solamente un frammento. Tendenzialmente, insomma, bisogna porsi in un'ottica prudenziale, cioè se è possibile chiedere prima il permesso al titolare dei diritti, che non è sempre l'autore, attenzione, potrebbe essere la casa editrice, la casa di produzione, un'agenzia che ha acquisito i diritti e via dicendo, e acquisire questo permesso, questa licenza tecnicamente poi, cioè licenza e permesso sono più o meno hanno la stessa etimologia. In mancanza mi espongo al rischio che qualcuno, come dire, mi faccia notare e mi chieda come dire, anche moneta per aver utilizzato una sua opera senza permesso. Poi non è così frequente, non è così semplice che succeda, però ecco, per tornare alla tua domanda, se tu utilizzi su YouTube o su una di queste piattaforme, qualsiasi altra piattaforma, un brano musicale di cui tu non hai chiesto il permesso, non hai la licenza, YouTube o altre piattaforme te lo fa notare, semplicemente ti segnala che quell'opera l'hai utilizzata senza averne il permesso. Poi ci sono situazioni in cui il titolare dei diritti non è particolarmente, come dire, non è particolarmente disturbato da questo tuo utilizzo, quindi la lasciano lì, non ti arriva semplicemente un alert che ti dice attenzione, non avresti potuto usarla, però vabbè, la lasciamo lì. Oppure in alcuni casi più gravi ti arriva un alert in cui ti dicono che il video non può essere pubblicato e dovrà essere rimosso, e quindi viene da loro automaticamente oscurato e tu sei invitato a rimuoverlo, e soprattutto arriva una tirata d'orecchi per il futuro, ti dicono attenzione, non farlo più, perché se leggi i termini d'uso di YouTube in realtà dopo due richiami potrebbero prendere dei provvedimenti e chiudere l'account o sospendere l'account. Adesso non è così facile che succeda, che dopo due richiami ti venga subito chiuso l'account, però ecco, quello è lo strumento. E la cosa insomma più problematica è che questo controllo non viene fatto da un essere umano, viene fatto da un automatismo, da un software, e quindi Non c'è quella sfumatura che può cogliere l'essere umano e capire, un essere umano tra l'altro che deve avere una preparazione particolare, no? Ci vuole una certa esperienza in materia per capire questo tuo utilizzo, se è corretto, se era fini di cronaca, se era fini di informazione, se era fini di insegnamento. YouTube ha un algoritmo, è stato addestrato per riconoscere un pezzo di musica, riconosce la traccia, quindi è una cosa abbastanza, dal punto di vista software, abbastanza banale adesso, e manda questo alert. E allora sei tu che devi sollevare la questione e fare, no, e aprire una procedura, diciamo, interna a YouTube per far notare che il tuo uso era corretto, cosa che non è sempre simpatica da fare, non è sempre facile, quindi alcuni abbandonano e cambiano il brano musicale, semplicemente. Bene, bene, bene. Che cosa sono i Creative Commons? Allora, per come mi hai posto la domanda, i Creative Commons, che è corretta, cioè, al maschile sono i beni comuni creativi. Commons sono le Commons Land nel diritto anglosassone, sono le terre comuni, sono i pascoli in cui tutti potevano portare le bestie a pascolare, perché non erano di nessuno. Quello che noi chiameremmo demanio, più o meno, però con un senso diverso perché è tipico del diritto inglese. E quindi Creative Commons sono beni comuni di tutti, di libero utilizzo. E le Creative Commons invece al femminile e con la C maiuscola, no, perché è corretto vederla con tutti e due le accezioni. Questo mi incuriosisce molto. Sì. Esatto, le Creative Commons sono le licenze, nel senso che le Creative Commons è anche il nome di una fondazione, no, in realtà non è una foundation, è una corporation americana, no profit, con base in California, nella Silicon Valley, che ha dai primi anni 2000 messo a disposizione un set di licenze che appunto hanno chiamato Creative Commons, e il simbolino è quello che trovate nella locandina del nostro incontro di stasera, no? Cioè c'è la doppia C, CC, Creative Commons, che anche fa un po' il verso alla singola C di copyright,
e quindi le licenze Creative Commons sono delle licenze open, come nel senso che vi ho spiegato prima, quelle che dicevamo prima, software open source, che però open vengono source. Applicate non al software, ma a tutti gli altri tipi di creazione, quindi, non so, i testi, le fotografie, le immagini, le grafiche, le musiche, i video, e servono proprio per riliberare le opere rispetto al default del tutti i diritti riservati, no? Cioè, copyright dice di default, mette questa notazione, questa avvertenza, attenzione, tutti i diritti riservati. Creative Commons invece ha un motto che dice alcuni diritti riservati, cioè l'autore, il titolare dei diritti, si riserva solo alcuni dei diritti che la legge normalmente gli riserva e gli altri li libera, gli altri li lascia liberi perché vuole creare quella common land, quel terreno di libertà, quell'area di libertà che normalmente il diritto d'autore non creerebbe, no? Ecco che nascono appunto le Creative Commons o i Creative Commons, a seconda di come lo vogliamo vedere. Eppure, voglio dire, uno che mette una canzone su YouTube non è che guadagni molto come diritti d'autore. Ma allora, dipende, cioè nel senso, è chiaro che... No, facciamo un classico esempio, non so, il video del matrimonio, il video della cresima, di una cerimonia, un compleanno, che viene messo su YouTube e chi lo mette dice no, per abbellirlo, per renderlo un po' più piacevole, ci metto sotto un brano e sceglie il brano, che ne so, i due sposi scelgono il brano che li ha fatti innamorare perché per loro questo brano ha un particolare significato. Certo che se questo brano è, che ne so, no, Bruce Springsteen, è chiaro che anche se è un video che vedono poche persone, toglie una piccola percentuale alle visualizzazioni dell'account ufficiale di Bruce Springsteen, che invece lui ci guadagna davvero nelle visualizzazioni del suo account. E quindi, onde evitare che la cosa sfugga di mano, si stabilisce la regola per cui se carichi un video e la musica non è stata preventivamente autorizzata, in teoria noi te lo segnaliamo. Poi se ci fai caso su YouTube, quando carichi un video, YouTube stessa ti propone una serie di musiche, di brani musicali che puoi mettere in sottofondo, che sono già liberi, quello te lo dicono loro, ti dicono, puoi scegliere in questo bouquet di musica che ti diamo noi ed è compresa, diciamo, nel nostro servizio, quindi questa non ha problemi. Oppure devi andare a prendere della musica che è libera da diritti, che può essere libera perché è sotto licenza Creative Commons, come dicevamo prima, oppure libera totalmente, nel senso che è caduta in pubblico dominio, cioè il diritto d'autore è sostanzialmente finito, perché a un certo punto, per fortuna, il diritto d'autore finisce, non è eterno, e quindi quella è libera. Questione di scelta, certo che se io voglio appunto il brano di Bruce Springsteen che è nella versione cantata durante un concerto nel 1998, perché ci siamo andati, io e mia moglie ci siamo conosciuti lì, forse questo è un po' troppo, sto chiedendo un po' troppo perché va contro le regole sia del diritto d'autore, quindi le regole generali, ma anche le regole interne della piattaforma, che sono quelle di YouTube. Senti un po', quanto sono diffusi Creative Commons in Italia? Beh, allora, l'Italia non è messa male. L'Italia era... Adesso ammetto che non ho più visto le statistiche, però quando, insomma, nei primi anni, non so, 2010-2012, in quegli anni, mi ricordo che l'Italia non era affatto messa male come movimento di, ad esempio, musicisti, DJ, producer di musica dance che utilizzavano le Creative Commons. Anche allora, basta fare un grosso nome delle licenze Creative Commons e già capite. Wikipedia, no? L'enciclopedia libera che tutti utilizziamo perché ci capitiamo costantemente tutti i giorni. Basta fare una qualunque ricerca su Google e principalmente una delle prime, dei primi record che Google ci offre è quasi sempre una pagina di Wikipedia. Quindi è uno strumento potentissimo rilasciato sotto licenza Creative Commons, cioè Wikipedia non è solo gratis, è l'enciclopedia libera perché è libera anche dal punto di vista della licenza. E quindi basterebbe andare a contare tutte le voci di Wikipedia in italiano e già capisci che, e visto che la Wikipedia italiana è una Wikipedia molto sviluppata rispetto ad altre lingue, per il fatto che noi siamo forse molto affezionati alla nostra lingua, al contrario di altri popoli che magari utilizzano l'inglese come
come lingua per, non so, per comunicare al lavoro, per guardare i film, per il cinema, appunto. Noi siamo molto affezionati alla nostra lingua, abbiamo i film e tutte le serie TV doppiate, tradotte, e abbiamo anche una Wikipedia molto sviluppata nella nostra lingua, pur essendo, diciamo, l'unico popolo che la parla, noi è appunto un pezzo di Svizzera. E quindi sono tante le opere, sono, basta andare, appunto, basta andare su Wikipedia nella versione italiana, conta quante sono le voci di Wikipedia italiana e hai già qualche milione di opere dell'ingegno testuali, perché vabbè, è un'enciclopedia, quindi tendenzialmente sono testi, ma poi abbiamo un sacco di musica, abbiamo un sacco di video, siamo su dei numeri alti. Poi è chiaro che non possiamo competere con altre nazioni, però ecco, su questo siamo, devo ammettere che siamo abbastanza messi bene, e penso che, cioè, forse in modo forse un po' orgoglioso di avere anche una fetta di parte in questa cosa, nel senso che quando abbiamo nei primi anni 2000 appunto animato un po' questo movimento, cercato di parlare di questi temi, io e altri volonterosi divulgatori probabilmente abbiamo spinto un po' verso la conoscenza di questo strumento, e quindi le persone le utilizzano. Parliamo anche di brevetti. Conviene brevettare nel 2021? Per quello del tema dei brevetti è un tema. Allora, nell'ambito della proprietà intellettuale, della cosiddetta più ampia famiglia della proprietà intellettuale, cioè, sai, vabbè, le tre grandi famiglie sono copyright, diritto d'autore, marchi, la storia, diciamo, la parte relativa ai marchi e segni distintivi, e poi c'è la parte sui brevetti, che insomma è la parte più tecnica, no? Io insegno tutte queste tre cose nel mio corso che ho a Firenze, e in effetti la parte sui brevetti è quella un po' più tecnica, un po' più legnosa per gli studenti, però per cercare di semplificare, allora tu mi chiedi se conviene, cioè, la risposta è c'è una forte componente ideologica, diciamo, nel senso che c'è chi si scaglia contro il brevetto come strumento che è addirittura contrario all'innovazione, il che sarebbe una riflessione da fare molto interessante, perché se tu vai a leggere perché è nato il brevetto, è nato esattamente per incentivare l'innovazione. E quindi è bizzarro che oggi, nel 2020, ci troviamo a chiederci se il brevetto sia davvero uno strumento di innovazione, o se addirittura soffochi l'innovazione, perché è diventato uno strumento non tanto per incentivarla, ma per tenerla sotto controllo. Questa è un po' la riflessione che bisogna fare, soprattutto nell'ambito tecnologico. Adesso in questi mesi ovviamente si sta parlando dei brevetti in un altro senso, che è il senso della brevettazione farmaceutica, del mondo delle case farmaceutiche, che ha tutto delle esigenze diverse. Io conosco di più l'ambito del tecnologico, dei brevetti legati alla tecnologia, al software, e lì davvero il rischio è molto, si realizza molto frequentemente la situazione per cui il brevetto non viene tanto utilizzato per incentivare innovazione, ma non tanto per sviluppare innovazione, ma per tenere sotto controllo l'innovazione degli altri, cioè per escludere gli altri da un settore. Anche se magari non sono davvero così interessato io, azienda che ho brevettato, a sviluppare quell'invenzione, quella soluzione tecnologica, brevetto almeno per non farmi rompere le scatole, passatemi, insomma, semplificato, da altri miei concorrenti che possono incrociare il terreno di questo mio sviluppo tecnologico e quindi darmi fastidio nel mio business, no? Quindi brevetto utilizzato più come forma di, appunto, monopolio in ottica di strategia commerciale, e non davvero come una leva per fare innovazione. Poi, ecco, sicuramente intervisti un altro giurista che ha una sensibilità diversa su questo tema e ti dice che sto dicendo una marea di panzane, perché è davvero un tema molto, molto, molto polarizzante quello dei brevetti in ambito tecnologico. Senti, tornando ai diritti d'autore, quando è che inizia a esserci il copyright su un bene culturale? Tecnicamente il copyright sul bene culturale non c'è mai, nel senso che, allora, così introduciamo la questione. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa si intende per bene culturale, lì dobbiamo andare a prendere una definizione che sta appunto nel codice dei beni culturali, che è un testo normativo che non c'entra nulla con la legge sul diritto d'autore, fanno proprio parte di due rami del diritto diversi. Uno è sotto
diritto d'autore nell'ambito del diritto commerciale, diritto della proprietà intellettuale, e l'altro è diritto amministrativo, perché sono le norme che prevedono appunto i criteri affinché un bene sia classificato come bene culturale che, come dire, ottiene dall'ordinamento, dallo Stato, una tutela particolare, no? Quadri, affreschi, aree archeologiche, sculture e via dicendo. Ma, libri, anche libri antichi, codici. In questo testo, nel codice dei beni culturali, c'è una norma, l'articolo 108, che sostanzialmente attribuisce all'ente che ha in custodia il bene, che ha in custodia, attenzione, perché il proprietario del bene culturale è la Repubblica Italiana, quindi siamo noi. Però c'è l'ente, il museo, la biblioteca, il privato che ha magari una villa con un affresco, con un quadro, che ha in custodia del bene e riserva a questo soggetto una sorta di diritto di riproduzione, cioè una sorta di diritto per, cioè una sorta di possibilità di chiedere moneta, di chiedere soldi per le riproduzioni che vengono fatte di quel bene culturale che lui ha in custodia. Quindi sostanzialmente il risultato è, anche se non possiamo davvero parlare di copyright perché non è un copyright, però ottiene lo stesso effetto del copyright su cose che magari il copyright vero non l'hanno mai visto. Questo è il paradosso, cioè abbiamo messo il diritto d'autore, il copyright, su Michelangelo, quando Michelangelo non l'ha mai visto il copyright, perché all'epoca sua il copyright non esisteva come istituto giuridico. E quindi abbiamo creato davvero un proprio giuridico, però se poi vai a ascoltare i titolari dei musei, i titolari degli enti che hanno in tutela i beni, che hanno in custodia i beni, ti dicono che quello è uno degli unici modi che abbiamo per tutelare il patrimonio artistico-culturale più diciamo vasto del mondo, perché questo è, nel senso, questa norma non a caso ce l'abbiamo in Italia e in Francia, in Grecia, in pochi paesi al mondo, perché ovviamente sono i paesi che hanno più da perdere, no? Cioè il rischio qual è? Il rischio è che qualche casa editrice, che ne so, russa o filippina, cinese, utilizzi il David, utilizzi la Cappella Sistina, utilizzi l'ultima cena per farsi le copertine dei libri, per fare i grembiuli da vendere, no? Made in Italy, queste cose qua. Allora, quello è uno dei modi che si sono inventati per tenere sotto controllo questo tipo di riproduzioni, però purtroppo l'effetto è appunto di aver messo un copyright su cose che il copyright né l'avevano mai visto probabilmente, e se anche l'avessero visto, perché magari sono opere di autori che sono morti da pochi anni, però sono comunque cadute in pubblico dominio, e quindi davvero non si spiega. Per conto, questa cosa ne stanno discutendo in questi giorni, è un tema molto caldo, perché c'è la direttiva europea di cui ti parlavo prima, è che sta per essere recepita in Italia in questi giorni, aveva un articolo che, insomma, su questo aspetto, sulle riproduzioni delle opere del patrimonio artistico-culturale, aveva un articolo, l'articolo 14, che è abbastanza interessante, quindi forse potrebbe leggermente cambiare, speriamo in bene, speriamo in meglio. Dunque, per contro, legandoci al web, ha senso parlare per musei, archivi e biblioteche di free web? In che senso? Free nel senso di gratuito? Perché c'è sempre... Sì. Perché quando noi usiamo l'aggettivo free, purtroppo cadiamo nell'equivoco tipico di un anglofono, per cui free vuol dire sia libero che gratuito, e allora cioè c'è un po' questa sensazione, questa percezione per cui tutto ciò che è su internet è gratis, no? È utile. Ma in realtà non c'è nulla di gratis. Appunto, però ecco, la percezione è quella, no? Cioè, se tu parli con ragazzi magari molto molto giovani, se tu, insomma, con il mestiere che fai probabilmente li vedi più di me, sono nati e abituati fin dalla loro giovanissima età ad avere un aggeggio, no? Avere questo aggeggio qua
che alla fine ormai non costa più tanto, tutti se lo possono permettere, e con questo accedono a una marea di contenuti che non costano nulla, sono gratis. L'unico costo una volta era la connessione internet, adesso manco quella si paga più perché i giga te li tirano dietro, te li regalano, e quindi e hai anche un potentissimo strumento per fare copie, no? Cioè, questo è un violatore di copyright, nel senso che ha una serie di funzioni pronte all'uso, il tastino condividi, il tastino scarica, il tastino fai una copia, che vanno a toccare, azioni che vanno a toccare squisitamente il campo del diritto d'autore, però chi ha in mano l'aggeggio non se la pone la questione del diritto d'autore, quindi è un po' nevrotizzante se ci pensi, no? Da un lato abbiamo una legge che è super conservatrice, cioè cerca di mettere addirittura il copyright su Michelangelo, che copia non l'ha mai visto, dall'altro abbiamo degli strumenti che costano 80 euro, 70 euro, sono alla portata ormai di tutti, che hanno una serie di funzioni che ti invitano, ti tentano continuamente a violare il copyright. E quindi questo è un classico, no? Cioè il diritto che si scolla dalla realtà sociale, è un fenomeno che avviene periodicamente su alcuni temi, e quello del digitale, cioè quello del copyright legato al mondo del digitale, è palese sotto gli occhi di tutti da ormai da una quindicina d'anni, cioè da quando le tecnologie digitali sono diventate a portata di tutti, da quando internet, come tu dicevi, il web è diventato la patria di tutti. Cioè adesso anche mio padre, che ha 81 anni, sta lavorando da remoto, ha imparato a usare il computer, fa quello che deve fare, mia mamma uguale, cioè ormai è davvero di tutti. E chi davvero si chiede se, cioè, facciamo un sondaggio, non lo so, no? Chi davvero quando condivide una foto, tolti tolti noi, tolti gli addetti ai lavori, chi si chiede di chi sono i diritti, se posso usarla, se devo chiedere il permesso, se costa qualcosa riprodurla? Non lo fa nessuno, oggettivamente. Eppure ogni tanto qualcuno, su 100 volte che ti va bene, magari qualche tirata d'orecchie ti arriva, quello che dicevamo prima, no? Su 100 brani che mi carico sul mio canale YouTube, magari 90 non creano problemi, 10, 5, 8, 7 fanno nascere la segnalazione. Tu ti sei posto il problema nei tuoi scritti di spiegare come si segnala una violazione di copyright sui social media, come si segnala? Sì, allora, ma c'è una mia presentazione slide proprio di queste settimane, l'ho messa poco, qualche settimana fa, era un corso che ho fatto proprio per gli insegnanti. No, niente, cioè tutte le piattaforme social hanno i famosi tre pallini, no? Cioè nel senso, di fianco ad ogni contenuto ci sono dei puntini che aprono un menu con delle cose che ti permettono, cioè delle opzioni, no? Per cui puoi segnalare un contenuto, non lo so, vedi una foto dove c'è, che ne so, un maltrattamento di un animale e ritieni che quella foto non debba esserci sulla piattaforma perché è violenta e può essere disturbante e viola poi i termini d'uso, e tu puoi segnalarla e poi ci sarà qualcuno dall'altra parte, cioè negli uffici di Facebook, di YouTube, di Twitter, che valuta. Poi, come dicevamo prima, purtroppo questo qualcuno non è davvero un qualcuno, ma è un qualcosa, è un sistema di intelligenza artificiale addestrato in un certo modo che capisce più o meno, no? Cioè, se c'è della pornografia lo capisce, quindi può essere che non ci sia nemmeno bisogno della segnalazione perché l'ha capito da solo. Se c'è una violenza su un animale, magari l'ha capito, però ha bisogno di essere, come dire, aiutato e chiamato in causa. Altre sfumature, no, appunto, come l'ironia, come il sarcasmo, sono più difficili. A volte si creano delle situazioni davvero bizzarre, per cui dei contenuti palesemente innocui vengono rimossi, invece alcune cose nazifasciste, alcune cose razziste rimangono lì per un sacco di tempo. E lì andiamo su un altro piano, che aprirebbe un vaso di Pandora sul piano del diritto d'autore, però uguale. Se uno trova sostanzialmente, la tua domanda ci porta a dire cosa? Che un fotografo che vede una sua foto sull'account Instagram di qualcuno che non è lui, che quindi non ha autorizzato, è l'unica cosa che può fare, cioè, diciamo, non l'unica, la prima cosa che può fare è schiacciare questi tre bottoncini e andare sulla segnalazione, dire segnalo questo contenuto, e poi si apre una seconda schermata in cui ti chiedono
perché stai chiedendo la rimozione? Allora si aprono tutta una serie di opzioni, tra cui c'è violazione di proprietà intellettuale. Allora in quel caso si passa a un terzo step in cui la piattaforma ti chiede qualche informazione su di te per capire davvero se quella foto è tua, sostanzialmente quella foto, quel video, quel testo è tuo. Lì devi sperare che poi questa segnalazione vada a buon fine, e purtroppo anche lì di persone che si lamentano del fatto che la piattaforma poi insabbia la loro segnalazione, ne ho viste davvero tante. Allora lì si passa all'altro step, che è quello dell'avvocato, è il mio mestiere, nel senso, che però costa un po' di più, come poi costa un po' di più, sì. Poi allora c'è un terzo step, che è quello, diciamo, la tutela amministrativa, che è la segnalazione all'Agicom. Vabbè, il regolamento Agicom è un authority amministrativa italiana che vigila sulla comunicazione, fra cui anche la comunicazione web, puoi utilizzare questo strumento, cioè c'è un form anche lì da compilare, e lì c'è un'autorità amministrativa che dà ordine a chi gestisce i server di rimuovere un contenuto. Sono tre strade alternative. Una che non costa nulla, che è la prima che vi ho raccontato, che purtroppo a volte va a vuoto. Quella dell'avvocato costa un po' di più, a meno che abbiate il parente avvocato, amico avvocato, che però deve conoscere un po' la materia e non è facile. E l'altra potete farla da soli, ma anche quella è, insomma, compilare il form di Agicom senza conoscere la materia può essere un po' ostico. Ecco. Bene, io ho ancora un paio di domande. Visto che hai citato i miei iscritti, scusa, approfitto per far vedere, me l'ero preparato. La parte delle cose di cui stiamo parlando, la parte, diciamo, sul software data governance è su qua, è un libro che è uscito di recente, tutta la gestione Apogeo. Apogeo è un noto marchio di manualistica tecnica che adesso da un po' di anni è rientrato nella famiglia Feltrinelli, e questa è una collana di manuali tecnici per professionisti, e io ho fatto la parte appunto sulla tutela cioè in realtà il titolo che avevo proposto io era tutelare e gestire le creazioni tecnologiche. Ammetto che non sono particolarmente bravo a fare i titoli, era un po' noiosetto come titolo. Allora mi hanno detto no, lo mettiamo come sottotitolo e poi gli diamo un titolo un po' più efficace. In effetti software licensing e data governance non è male, e in questo trovate buona parte delle cose che stavamo dicendo, soprattutto quelle sul software, e poi si può trovare è sotto licenza Creative Commons, cioè non è che sto facendo la pubblicità al libro, è più che altro perché tutti i miei libri sono sotto licenza open, e quindi gli utenti possono andarseli a recuperare dai vari repository open. Chiuso, scusa, il messaggio promozionale. Allora, ti faccio una domanda egoistica. Se io volessi riattivare i miei diritti d'autore di 30 anni fa su alcune canzoni che depositai in SIAE, mi converrebbe? Ma guarda, sai che non ti so davvero rispondere, perché sono casi davvero molto, molto... dovrei vedere tutta la tua documentazione e capire che cosa è successo. Che poi, allora, faccio una notazione un po' da pignolo, cioè, allora, riattivare i diritti d'autore non so se sia ma non lo so nemmeno io. Allora, non so se sia la parola corretta, perché in realtà i diritti d'autore non è che si spengono e si accendono, si spegne e si accende la loro, l'attività di riscossione che la SIAE fa per te, questo è. Cioè, sono due cose diverse. Tu il diritto d'autore ce l'hai ancora. Cioè, vuol dire che se tu hai scritto dei brani negli anni 70, il tuo diritto d'autore scade dopo 70 anni dalla tua morte. Quindi, augurandoti ancora lunga vita, capisci che mancherà probabilmente più di un secolo prima che scadano questi diritti d'autore. Quindi i diritti d'autore non scadono. Quindi ce li hai ancora, e chiunque utilizza un tuo brano dovrebbe in teoria chiederti il permesso. Invece di chiedere il permesso a te, se tu, autore, hai delegato questa attività a SIAE, allora gli utilizzatori passano da là, passano dall'attività di intermediazione tipica di SIAE. Cioè, chiedo a SIAE, SIAE ha Luca Valerio tra i suoi autori, dice sì, ti do io licenza per utilizzare un brano di Luca Valerio. Costa X perché rientri in un,
che ne so, vieni classificato come autore di un certo tipo di opere letterarie, musicali, musicali per il teatro, via dicendo, e quello ha delle tariffe, quindi poi sulla base di queste tariffe loro raccolgono il provente e i proventi poi te li girano, si trattengono la parte che serve alla SIAE per gestire il servizio e te li girano. Però ecco, non è che si accende e si spegne il diritto d'autore, si accende e si spegne probabilmente l'attività che ha mandato, il mandato che tu hai dato a SIAE per fare questa attività. Quindi dovrai vedere cosa risale questa tua iscrizione o deposito in SIAE delle opere e cosa comporta appunto riaccendere ridare a SIAE questo mandato. Senti, due domande per finire. Qual è il futuro dei social media e il rapporto con il diritto d'autore? Il futuro lo vedremo in questa direttiva qua, perché questa direttiva ha spostato un po' gli equilibri, direttiva europea di cui ti parlavo prima, perché è andata a toccare uno dei principi cardine del diritto di internet, secondo cui i service provider, cioè quindi i fornitori delle piattaforme, possiamo dire, sono riparati da un generale principio di non responsabilità. Adesso vabbè, dovrei fare tutta la lezioncina, però ecco, il concetto è quello che il service provider, in quanto service provider, rimane neutro e asettico rispetto a quello che succede sulla sua piattaforma. Come dire, io noleggio solamente, vi affitto il campo di calcio, se poi vi menate, vi spaccate le ossa durante il campo, durante la partita, io non ne voglio sapere, no? Ecco, questo è l'approccio che ha tenuto, questo è diciamo il principio che ha tenuto in piedi internet come la conosciamo fino ad oggi, cioè tutti i vari servizi bellissimi e innovativi che abbiamo visto fiorire dagli anni 2000 e 2005 in poi, no? Insomma, tu hai un'età per cui il mondo prima di internet te lo ricordi e io anche, però abbiamo visto un'esplosione di servizi, di cose che al giorno d'oggi, cioè, ovviamente ci rendono la vita più facile, non c'è nulla da dire, però questo è grazie al fatto che i service provider potevano fare investimenti e fare attività essendo riparati parzialmente ad alcune condizioni, però da responsabilità legali legate alle attività che si fanno sulle loro piattaforme, no? Tra cui anche il discorso del diritto d'autore, cioè il service provider non è responsabile lui direttamente della violazione del diritto d'autore se un utente carica a casaccio i brani di Ligabue o di, no, o di Vasco Rossi. Vasco Rossi non va da YouTube a tirare le orecchie perché dice io non posso fare il poliziotto costantemente della piattaforma con tutti i milioni di video che vengono caricati. Anche se appunto la deriva negli ultimi anni è stata esattamente quella, cioè i titolari dei diritti hanno cominciato a fare pressione su Facebook, YouTube, Twitter per dire no signori, controlliamo un po' la questione, mettiamo dei filtri. Ecco, questa deriva si aggrava ulteriormente con questa nuova direttiva, perché con la direttiva in realtà si attribuisce al service provider un livello di responsabilità maggiore, per cui dovranno stare un po' più attenti, cioè i vari Facebook, appunto, Google, Twitter, Instagram, via dicendo, che ovviamente c'è da dire fatturano un bel po', monetizzano un bel po' l'attività che viene fatta sulle loro piattaforme, dovranno da un lato rendere conto dal punto di vista economico ai titolari dei diritti, ma anche controllare un po' di più l'attività che si svolge sulla loro piattaforma. E quindi il futuro lo vedremo proprio esatto in questi prossimi mesi, perché giugno è la scadenza per il recepimento della direttiva e in questi giorni è circolata la bozza del decreto che dovrebbe appunto implementare la direttiva nel diritto italiano. Bene, e ultima domanda, il futuro delle Creative Commons? Creative Commons secondo me ormai sono arrivate ad un livello di maturità per cui, cioè, le Creative Commons, ecco, una cosa che non abbiamo detto, le puoi trovare in versione 2, 2.5, 3, 4.0, perché negli anni, dal 2001 quando sono nate ad oggi, si sono evolute, no? Sono cambiate, sono state aggiornate. La 4.0, l'ultima versione, in effetti non è stata più modificata dal 2013, e quindi forse siamo riusciti ad arrivare ad una versione abbastanza long term, no? A lungo termine. E quindi, non saprei, cioè, secondo me le Creative Commons sono arrivate, cioè, c'è un punto in cui qualsiasi tecnologia ritrovato tecnico raggiunge il suo apice, poi non c'è più bisogno di modificarlo, aggiornarlo, perché va già bene così.
Quindi, a meno che appunto a livello legislativo cambi molto e pesantemente il panorama, allora anche le Creative Commons dovrebbero un attimo aggiornarsi. E bisogna vedere appunto questa cosa qua della direttiva europea, se va a incidere, però secondo me fino a un certo punto, cioè le Creative Commons potrebbero comunque continuare a vivere senza essere particolarmente modificate. Però sicuramente dal punto di vista del loro utilizzo c'è sempre da fare, nel senso che di attività di divulgazione come quella che stai facendo tu adesso, nel senso invitare uno come me alle 20:40 di un lunedì sera a parlare di queste cose, è un'attività che permette alle Creative Commons di essere conosciute, e quindi magari domani mattina con la nostra piccola goccia nell'oceano abbiamo messo qualche semino nella testa delle persone che hanno seguito la diretta e che magari si guardano il video dopo, dire: ah, caspita, ma andiamo a vedere che cosa sono queste Creative Commons e magari se le posso usare, soprattutto gli insegnanti, la gente, i tuoi colleghi, sì, cioè gli insegnanti, i docenti di scuola, di università, di corsi di formazione, cioè rilasciare i loro contenuti, i loro slide, i loro video didattici con licenza Creative Commons e capirebbero quanto questo porta loro poi visibilità e reputazione. Noi siamo così da un anno, dal 16 aprile del 2020 noi siamo così. No, ma infatti è assolutamente lodevole l'iniziativa, non la conoscevo e sono contento di essere stato qua con voi oggi. Però ecco, cioè, nel senso, speriamo che accenda delle, no, che non rimanga qua una cosa tra noi e un bel video che poi rimane in archivio e che ci riguardiamo negli anni, ma che accenda delle lampadine nella testa di altre persone che magari fino ad oggi appunto guardavano l'ora d'Amadeus, ma per altri tipi di contenuti, non si aspettavano una cosa sul diritto d'autore, sulle licenze open. Bene, noi ringraziamo Simone Aliprandi. Grazie a voi.